consorzio della scuola non esiste nel scuola, è stata già ampiamente illustrata in commissione. Voi sapete già che esiste una convenzione a che andiamo a presentare quindi questa delibera, semplicemente perché è stata approvata nel giugno di quest'anno una legge che modifica la legge precedente, appunto, che dà origine a questo consorzio. E non dire che illustri l'importanza che riveste la scuola è nota tutta la regione, tutta Italia, direi in tutto il mondo. Quindi non mi dilungo su questo aspetto. Vi cito semplicemente nella convenzione quali sono gli articoli più importanti e soprattutto dopo in maniera molto sintetica vi dico quali vantaggi e quali modificazioni, quali vantaggi poi porta questa nuova convenzione che noi dovremmo adottare. Allora, gli articoli della convenzione che ritengo più importanti sono l'articolo 4, attività del consorzio, e l'articolo 8, regolarità di attività. Quali tipi di vantaggi propone la legge e quindi di conseguenza la convenzione che andiamo a parlare? Allora, primo, facilitata la missione di nuovi soci di nuovi enti pubblici. Questo era già possibile, però bisognava modificare la convenzione ogni volta. Adesso basta che sia l'assemblea a approvare, l'assemblea con dei soci del consorzio, perché questo sia possibile. Secondo elemento, possono entrare anche i privati, purché non raggiungano il 50% delle quote. Sicuramente positivo, i privati possono dare un apporto molto significativo all'avvicinamento appunto del consorzio dello scuola stessa. E terzo punto importante che viene recepito da questa convenzione è il riconoscimento al consorzio come struttura adatta all'individuazione del contrassegno del mosaico artistico di qualità del fiorentino, cioè la scuola del mosaico diventa ente certificatore. Questo è un aspetto a cui i dirigenti della scuola stessa tengono molto, perché consente poi una più proficua collaborazione con i vari laboratori artigianali e quindi anche la posizione. Ultimo elemento, previsto appunto dalla convenzione stessa, è anche legato al fatto che la scuola sta avendo un museo del mosaico, e la legge stessa, quindi la convenzione, riconosce alla scuola il ruolo appunto di conservazione appunto, del mosaico d'arte della scuola stessa. Se ci sono domande, se ci sono precisazioni, se ci sono non credo obiezioni, nel senso che questa legge è stata approvata sul tempo in regione all'unanimità dell'assemblea dei soci l'ha approvata e naturalmente io auspico che all'unanimità poi sia votata anche in questa sede. Ho già detto in commissione non sono possibili modificazioni perché altrimenti si rischierà tutto un processo attraverso il quale si correga poi in discussione e anche la convenzione stessa, ma mi pare che l'importanza della convenzione stessa, la qualità della convenzione sia tale che possiamo sicuramente convergere una votazione di questa delibera. Detto questo, naturalmente un minimo di discussione, di chiarimento è possibile farlo. Aggiungo un elemento che mi permette poi di sanare una svista che avevo fatto in commissione. Mi era stato chiesto qual era l'importo appunto dell'adesione appunto del Comune di Pordenone e io avevo confuso, ho riferito la cifra riferita, cioè ho riferito la cifra che del CRAF, dato che sono tutti due Spinberg, io in qualche modo sono a posto, la cifra che noi diamo, i soldi che ne diamo appunto per partecipare al consorzio è